salivette, che è praticamente composto dalla provettina, e all'interno c'è questa gommina che deve essere masticata. L'altro test invece, il Lolly Sponge, lo stiamo utilizzando, che è tipo un lecca-lecca, che deve essere passato da una guancia all'altra. Lo stiamo utilizzando invece nei bambini più piccoli, proprio per una questione di sicurezza. Che gusto sa? Raccontami. È amaro. Com'è andata questa mattina al momento di fare il test? Bene, bene, molto bene. È una cosa molto semplice. Prima di far colazione. Siamo a Spinea, in provincia di Venezia, e questa è una delle scuole sentinella del Veneto. Qui i bambini ogni 15 giorni faranno il tampone salivare con l'aiuto delle loro famiglie per capire se ci sono focolai di Covid. E la stessa cosa la faranno anche i ragazzi più grandi. E insieme formeranno un campione significativo che ci permetterà di sorvegliare. Quindi entriamo, non in rincorsa al virus, ma entriamo in anticipo al virus. Molto meglio rispetto al tampone nasale, anche perché lo si può effettuare in modo completamente autonomo appena svegliati. Alla consegna c'è stato anche un piccolo tagliando con un codice univoco per tirare l'effetto. Questo è il bottino della mattina, vedete ci sono i plichi provenienti da ogni scuola. I tamponi, una volta raccolti nella scuola, vengono portati alla microbiologia dell'angelo, e al massimo il giorno dopo la scuola viene notiziata dell'eventuale positività. Comunque chi è vaccinato ovviamente per la quarantena sarà più corta. E i salivari per la scuola potrebbero in ogni caso aprire un nuovo pratico orizzonte. Una volta verificata la validità di questa procedura, non è detto che questo possa sostituire gli altri test, che comunque hanno una validità. I test molecolari sono sempre il punto di riferimento. Ci siete vaccinati? Domani, che ci fai?